Buongiorno, 22 novembre, sempre puntuali su Svegliati Avvocatura. Un breve jingle e siamo da voi. Scarica la nostra app, Uslow Web Radio, per Apple e Android. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo dalla mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia Ornella Sala. Oggi spazieremo nel web, fra il metaverso di Facebook, che è la realtà ma è anche il futuro, fra i videogiochi su blockchain, l'NFT e i play to earn, e poi parleremo delle auto a guida autonoma, il self drive, che sono sempre più una realtà, anche se non sono adesso la maggior parte degli autoveicoli, ma che comunque cominciano a far riflettere su eventuali nuove responsabilità nel caso di incidenti. Io inizierei subito a mandare in onda la prima intervista, quella di Santiago Caravaca, il metaverso fra realtà e futuro. Uslow Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Buongiorno all'amico e collega Santiago Caravaca. Buongiorno Angelo, come stai? Bene. Santiago, oggi parliamo della socializzazione nuova di Facebook, di Zuckerberg, soprattutto in materia di metaverso. Che cos'è per un tecnico, per un avvocato come te che si occupa di queste conoscenze, diciamo, nuove, di queste applicazioni che possono provocare o meno nuovi aspetti sociali? Innanzitutto, cercare di definire il metaverso nel 2021 è come cercare di definire internet forse nei primi anni 90. Il metaverso, il suffisso meta, significa oltre. La seconda metà della parola verse deriva dalla parola universo. Io particolarmente, se dovessi definirlo in una frase, per me il metaverso sarebbe piena integrazione di ambienti virtuali e reali. Zuckerberg invece lo definisce come embodied internet, dove l'utente è il protagonista dell'esperienza, non solo la guarda. Nel XX secolo, Angelo, era già stato immaginato dal genere cyberpunk in Snow Crash, un romanzo di fantascienza distopico del 1992 di Neal Stephenson, dove appare per la prima volta il termine metaverso. Inoltre, Angelo, i romanzi cyberpunk a loro volta hanno avuto un enorme impatto sul cinema. Un esempio chiarissimo che tutti conosciamo è Matrix. Hai mai fatto, Angelo, un sogno tanto realistico da sembrarti vero? Come possiamo distinguere il mondo dei sogni da quello della realtà? E queste domande non sono banali nel mondo del metaverso. Ovviamente è necessario capire se si tratta di un sogno o di una realtà per comprendere soprattutto qual è l'impatto legale. D'altra parte, per arrivare al concetto di metaverso, dobbiamo passare attraverso il gemello digitale, il mondo virtuale e infine la coesistenza del mondo fisico con quello virtuale. Questo non è possibile senza tecnologie come la realtà aumentata, la realtà virtuale o quella mista. Certo. Come si sviluppa questo metaverso? Cioè, perché un po' quel film era abbastanza noto, quel libro di fantascienza, perché di cyberpunk, no? Questa realtà virtuale. Certo. Come si sviluppa con gli avatar? Con che cosa? Cioè, a che cosa serve in particolar modo? Angelo, fino a quando non raggiungeremo questa piena integrazione tra il mondo virtuale e quello fisico, il metaverso, Angelo, secondo me, sarà interpretato come le varie manifestazioni, che sono variamente ma ancora incomplete, rappresentate verso questo fine. Per esempio, il metaverso oggi potrebbe significare uno spazio virtuale condiviso in cui gli avatar rappresentano gli utenti. Il mondo virtuale, Angelo,
in cui si può interagire costantemente, un luogo virtuale in cui possiede avere oggetti immateriali che si possono rivalorizzare attraverso l'uso digitale, un insieme di universi narrativi diversi, legati, in cui si può giocare, o un sistema di telepresenza dove lavorare in squadre in uffici virtuali. Una cosa è certa, Angelo, il metaverso è lo strumento che ci permetterà di muoverci senza muoverci, di viaggiare senza viaggiare, di visitare per esempio i Musei Vaticani a Roma senza essere a Roma, di fare shopping a Milano senza essere a Milano, o di lavorare con un collega di New York seduto allo stesso tavolo senza essere a New York. Non è strano infatti che Zuckerberg in questi giorni abbia spesso citato il teletrasporto, per esempio trasportando un avatar da una riunione a un'altra o da un concerto a una festa fra amici. Quindi Angelo, a mio parere il metaverso avrà un impatto su tutte le industrie e la società nel suo complesso. In particolare sarà una rivoluzione nell'intrattenimento, nella cultura. Pensa a quanta cultura c'è in Italia, nello shopping e nel lavoro. Non è un caso che negli ultimi giorni, per esempio, la Nike, Angelo, abbia fatto una esplicita richiesta allo US Patent and Trademark Office per la registrazione dei propri marchi, facendo esplicito riferimento a tutta una serie di prodotti, dalle scarpe ai vestiti, passando per gli accessori, da vendere in versione digitale all'interno di mondi virtuali. D'altra parte, Angelo, aziende come Universal Music hanno già lanciato un gruppo di musica nel metaverso, Kingsid, composto da 4 NFT. Il calcio sarà un altro scenario che si trasformerà in uno spettacolo onnipresente, ubiquo, grazie al metaverso. Sarà pertanto, Angelo, godere dei servizi di un esterno intelligente, dei negozi, del museo o della stessa partita di calcio a distanza e senza che la capacità dello stadio sia una limitazione. Il metaverso dovrebbe pertanto anche avere una forte connessione con l'economia del mondo reale e alla fine diventare un'estensione. Se gli NFT, per esempio, diventano un strumento comunemente adottato per lo scambio di beni, potrebbero aiutare ad accelerare l'uso dell'ecosistema extended reality, per luoghi in cui le persone vanno per collegare elementi dell'economia digitale con le loro vite offline. Siamo quindi, Angelo, di fronte a una forte dematerializzazione della proprietà. Qualche anno fa sarebbe stato veramente impensabile credere di poter comprare vestiti, prodotti di bellezza, cosmetici per abbellire il nostro avatar o scaffali per arredare il nostro ufficio digitale. In questo senso gli NFT avranno un ruolo essenziale nello stimolare questa economia immateriale della quale stiamo parlando. Ma il problema che io pongo è: ci sarà un unico metaverso? Chi gestirà questo metaverso? Io con questo mio visore entro e vado al concerto con te, vado a vedere i Rolling Stone, vado a vedere altre persone, ma chi è che gestisce? Ma poi ce ne sarà uno solo, ce ne saranno tante, cioè ci sarà un accordo fra le aziende e la sicurezza? Il metaverso è un insieme di tecnologie che molti fornitori costruiranno. E ora è una gara, Angelo, per vedere chi aggiunge valore più velocemente. Non si tratta quindi di un singolo servizio, si tratta di un insieme di servizi strettamente legati tra loro. Il metaverso, per questo, Angelo, secondo me dipende da una moltitudine di servizi interconnessi per avere successo. E quindi non possiamo dire Facebook possiede il metaverso. Sarebbe come dire che Facebook possiede Internet. Penso che sia essenziale per Meta possedere un dispositivo hardware, perché la raccolta di dati è il suo business model che si basa principalmente sulla pubblicità. Penso per questo che l'idea di pubblicità personale del futuro, che abbiamo visto per esempio in Minority Report, sarà sempre più reale e il metaverso potrà essere lo spazio chiave per poterla sviluppare. Resta ovviamente da capire come possiamo controllare i nostri dati e allo stesso tempo permettere alla pubblicità di essere sempre più personalizzata e più efficace, rispettando inoltre la nostra privacy. Per questo nel metaverso, Angelo, forse incontreremo i nostri amici in Piazza Navona, no? In una Piazza Navona digitale, virtuale, e ognuno di noi vedrà una diversa collezione di cartelloni pubblicitari. Dall'altra parte, Angelo, credo che pagheremo esplicitamente i servizi
nel metaverso con i dati. Ma ci sono ancora risposte da trovare. Se i dati sono un bene economico, chi li gestisce? Gli individui? Direttamente? Dobbiamo farlo noi? O abbiamo bisogno di entità organizzate, come accade nel diritto d'autore, con le società di gestione collettiva dei diritti, che si occupano direttamente, in questo caso si dovrebbero occupare, dell'intermediazione dei diritti economici dei nostri dati, nonché dalla raccolta e redistribuzione dei provenienti relativi a tali diritti. Ultima domanda, Santiago. Secondo te sarà un'occasione, un'opportunità di lavoro? Ci sarà la possibilità di cambiare lavoro? Credo, Angelo, che il metaverso stia davvero iniziando ora e nei prossimi 20 anni subirà grandi cambiamenti e trasformazioni che oggi non possiamo ancora immaginare. Ciò che è chiaro per me, Angelo, è che è un concetto che scuoterà l'economia, creerà nuovi posti di lavoro e sarà oggetto di enormi investimenti. Il mercato del hardware per questi gadget, secondo Morgan Stanley, è stato valutato in 100 billion dollars nel 2030. E, per esempio, Meta ha speso finora 10 billion dollars in tecnologie metaverse, quindi stiamo parlando soltanto del 2021. E non si tratta soltanto di Facebook. Per esempio, Microsoft si sta concentrando sulla costruzione di Mesh, che è una piattaforma che alimenterà Teams. Anche, non so se lo hai sentito, Angelo, ma questa settimana la Disney ha annunciato che si muoverà per connettere il mondo digitale e quello fisico. E aziende come V&B, Ford, stanno utilizzando già l'extended reality per i professionisti e per la produzione, con lo scopo di imparare velocemente, di evitare errori e di tracciare e migliorare la qualità del processo. Quali sono le mie conclusioni, Angelo? La prima è che l'implementazione completa del metaverso è ancora lontana, richiede straordinari progressi tecnici, ma la costruzione del metaverso comincia ora. Quel che è vero è che i nostri dispositivi non saranno più il punto focale della nostra attenzione. La natura rivoluzionaria del metaverso, inoltre, darà probabilmente origine a una serie di complesse questioni legali e normative. Col passare del tempo, naturalmente, ne emergeranno di nuove. Ma al di là della questione dei dati personali, che sicuramente richiederà più consapevolezza da parte degli utenti, ma anche nuove regole e adattamenti all'attuale realtà tecnologica. In particolare sto parlando per quanto riguarda la protezione dei dati, ma anche per quanto riguarda l'economia dei dati. Lo sviluppo del metaverso, Angelo, nella mia opinione dovrà essere particolarmente sensibile alle tecnologie utilizzate per esempio rilevare emozioni che possono essere usate per manipolare le persone o per stabilire un'associazione con categorie sociali sulla base di dati biometrici, oppure, Angelo, la generazione o manipolazione dei contenuti, noi quelle che conosciamo come deepfake, che anche si possono produrre nel metaverso. Quindi, per non parlare dei controlli che l'intelligenza artificiale dovrà fare per verificare e controllare, ma anche per prevenire azioni all'interno del metaverso che possono essere illegali. Sono tutte questioni complesse che richiederanno tempo e non sfuggiranno ai dibattiti attuali. Chi decide quali controlli tali algoritmi dovrebbero esercitare nel metaverso? Per non parlare di quale sarà il ruolo dei regolatori o della pubblica amministrazione all'interno del metaverso. Ma ricordiamo la dichiarazione di Eric Schmidt al World Economic Forum del 2015. Internet scomparirà. E sì, sta effettivamente cominciando a scomparire, Angelo. Vedremo cosa succederà in un futuro. Santiago, grazie di averci chiarito un po' di cose su questo metaverso che ormai affascina tutti ed è la parola che ormai è di questo periodo. Buona giornata a te. Buona giornata, Angelo. Ciao, grazie a te. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. E adesso ascoltiamo il collega Luigi Cantisani. Videogiochi su blockchain, NFTs e play to earn. Ascoltiamolo. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno al collega Luigi Cantisani. Grazie, Angelo, per l'invito. Allora, Luigi, con
Future Law Firm è un collega, amico e collega anche di Raffaele Battaglini, un amico anche per la radio, un amico di tutti noi. Allora Luigi, oggi parliamo di videogiochi su blockchain, NFT e play to earn. Cioè, perché i videogiochi anche sulla blockchain? Ma allora, i videogiochi, come ormai noto, sono in forte crescita. È una crescita che è vista già da diversi anni. Ricordo ancora quando ero ragazzo e le notizie parlavano nel novembre 2004, ricordo, del blockbuster Halo 2, che totalizzò un record di vendite superiore allora al primo Spider-Man, no? Il film realizzato da Raimi. Fu un risultato travolgente. Da allora l'industria è andata a crescere e cerca sempre nuovi modi per, come dire, usare meccaniche di gioco con sistemi di monetizzazione dei giochi stessi. E quindi negli ultimi anni si parla di nuovi modelli di business basati sull'implementazione delle microtransazioni. Ed ecco che proprio questo scenario, no, apre questa ricerca di nuovi modi per monetizzare i videogiochi, apre un punto di incontro tra blockchain e videogiochi. In particolare, come immagino i nostri ascoltatori sanno, la blockchain è un registro decentralizzato su cui è possibile registrare transazioni, su cui è possibile eseguire queste transazioni. E in particolare, attraverso la blockchain di Ethereum, è possibile ricorrere a smart contract con cui settare, lo dico in maniera un po' volgare affinché sia più facilmente digeribile il concetto, settare dei token e gestire anche gli scambi di questi token. E in particolare tra questi smart contract ce n'è uno, il cosiddetto standard ERC-721 o ERC per gli anglofoni che preferiscono 721, che è quello relativo agli NFT. Quindi ai cosiddetti token non fungibili, pezzi unici quindi o producibili in serie. Ed ecco che qui arriviamo al vero punto di intersezione, perché avere in generale emettere degli NFT significa emettere degli oggetti potenzialmente unici, dei collezionabili. Quindi è sul concetto di collezionismo che videogiochi e blockchain si incontrano. Cioè, si può fare giochi che in qualche misura implementano sistemi di collezionismo, e i collezionabili altro non sono che NFT gestiti da una blockchain. Di certo. Più, può implementare un ulteriore token, che evidentemente non sarà un NFT, ma sarà un token di pagamento, utility, per gestire decisioni all'interno di un gioco, per gestire le microtransazioni, cioè gli acquisti che fai direttamente nel gioco. Certo. Ecco dove si vanno ad integrare questi due mondi, ed ecco dove poi nasce il play to earn. E che cos'è il play to earn? Cioè, io capisco che una specie di azione attiva, no? Di partecipazione al gioco, no? Qualcosa del genere, sì, no? Esatto, è una partecipazione attiva per guadagnare, come suggerisce il termine. Proviamo un attimo a capire il collegamento. Diciamo che il progenitore di questo modello fu una delle prime applicazioni costruite su blockchain e su NFT, CryptoKitties, che può essere un po' descritto banalizzando come una sorta di equivalente in blockchain del Tamagotchi, no? Hai il cucciolo, il gattino in quel caso, lo cresci, lo alleghi ed è un suo unico NFT che poi puoi scambiare. Ecco, se vogliamo, giochi più recenti, quindi quella era una sorta di primordiale applicazione di intrattenimento, no? Titoli più recenti hanno fatto il passo successivo. Lo dico anche qui in maniera un po' volgare, ma in realtà rende bene il concetto. È stato un po' come se avessero preso Pokémon e lo avessero fatto in blockchain, cioè nel senso giochi dove collezioni creature, le cresci, cioè le fai evolvere e le fai combattere, e in questo le fai anche salire di livello, innalzandone il valore, con la peculiarità che ogni creatura è un NFT, quindi alzare il livello della creatura nel gioco significa di fatto poi alzare il valore di quell'NFT. E quindi come si viene a costruire il modello play to earn? Sostanzialmente si creano dei giochi dove creature o personaggi
a seconda del contesto di gioco, no? Del mondo fittizio di gioco, o magari armi particolari, sono un collezionabile unico. Il giocatore gioca per alzare il valore di questi assets in game, quindi nel caso della creatura faccio livellare la creatura, nel caso dell'oggetto raro potenzio l'oggetto raro, no? E così via, o nel caso dei personaggi umanoidi potenzio personaggi umanoidi. Poi, quando il loro valore è molto alto, posso pensare di scambiarli, di rivenderli. Mm-hmm. E questo significa di fatto creare un sistema economico in cui hai da un lato gli NFT che crescono di valore attraverso la partecipazione al SIBA, poi di solito questi giochi, affinché abbiano senso da un punto di vista tokenomico, implementano almeno altri due token che non sono NFT, sono token utility a seconda dei casi e o di pagamento. Uno magari serve a fungere da valuta in game, l'altro invece serve proprio come mezzo di pagamento per le microtransazioni del gioco. Quindi è un sistema molto articolato in cui giochi, potenzi degli asset in game e li rivendi, ma allo stesso tempo ci sono altri token coinvolti. Certo, hai altre da comunicarci, altre sfide su questo tema che magari in questo momento non ci hai ancora indicato? Ma allora, le sfide sono le seguenti. Questo microsettore in realtà è in forte crescita. Infatti negli ultimi giorni sono arrivati annunci importanti, cioè software house importanti major, quindi come Ubisoft e Square Enix, hanno annunciato ufficialmente di voler fare investimenti in questo settore. Quindi quello che è nato come una nicchia per gli sviluppatori indipendenti adesso diventerà un settore aggredito anche dalle major. Per tutti gli elementi che ho menzionato prima, è presenza di NFT, presenza, non l'ho menzionato ma era un po' implicito, di marketplace in cui spendere gli NFT, presenza di altri token della cui qualificazione giuridica bisogna parlare, poi la necessità di settare dei termini e condizioni generali per l'utilizzo del gioco. Ecco, ci sono tutta una serie di sfide legali che vanno, se vogliamo dirla così, dal diritto della blockchain, la crypto law, come vogliamo definirla, certo, alla più banale tutela dei consumatori, perché poi alla fine ci saranno degli utenti che si interfacceranno col gioco. Quindi è un settore molto, come dire, interdisciplinare. È aperto a sfide. Certo, e come lo vedi questo futuro, questi modelli, che cosa ci possiamo prefigurare? Anzi tu, perché sei anche molto più giovane di me, quindi hai una visione più longeva. Ma questo è un punto di vista interessante, perché devo mediare un po' tra il mio essere avvocato e il mio essere innanzitutto persona fruitore. Allora, sicuramente sono sistemi che presentano delle insidie. Si prestano alla speculazione, certo. Sono chiaramente dei giochi che puntano in qualche modo a innescare un meccanismo, come dire, a creare quasi assuefazione nel giocatore, affinché il giocatore giochi per guadagnare e però allo stesso tempo rimanga coinvolto in quel mondo, in quella criptoeconomia, no? Perché attratto dal fine di magari. Quindi, partiamo scusami se ti interrompo, dai gratta e vinci ai giochi, no? Ma infatti guarda, poi l'aspetto successivo, grazie per lo spunto, che cosa accade se nel gioco si iniziano a implementare sistemi di lotterie? Già nei giochi tradizionali si è fatto un gran parlare delle loot box, cioè dove tu paghi e non sai che cosa ti uscirà in sorpresa. Non mi risulta difficile immaginare un'implementazione anche in questo mondo, esatto, anche soprattutto in questo mondo, cioè il passo è breve. Allora occorre veramente un approccio molto misurato. La tecnologia in sé secondo me è neutra, dipende sempre da come la usi, come viene utilizzata. Esatto. Certo. Puoi fare giochi conforme a legge in maniera con sistemi tradizionali e puoi violare la normativa con giochi tradizionali. Allo stesso modo puoi farlo in un cuscinetto di mezzo alla blockchain. Bene Luigi, grazie di averci aperto un mondo che almeno a me ancora era poco conosciuto, se non attraverso davvero i vostri canali e le vostre interviste. Grazie ancora Luigi e alla prossima. Grazie per l'invito, alla prossima. Uslove Web Radio, la voce dell'avvocatura.
E adesso ascoltiamo Alessandro D'Arminio Monforte, che si occupa ormai da tempo e anche ha scritto diversi libri sulle successioni digitali, su quelli che sono i profili di responsabilità nell'ambito del digitale, e oggi ci parlerà delle auto self-driving e dei nuovi profili di responsabilità in caso di sinistri stradali. Uslo Web Radio, www.webradiouslo.it, webradiouslo.it. Buongiorno al collega Alessandro D'Arminio Monforte. Buongiorno, buongiorno a tutti. Alessandro, ci eravamo lasciati con i testamenti digitali e oggi affrontiamo un altro discorso, molto importante anche questo, sempre in relazione alle nuove tecnologie. Ormai è diffusa l'intelligenza artificiale, la conoscono un poco tutti, quello che è, quello che sarà sicuramente, ma oggi parliamo di responsabilità civile da autoveicoli driverless. Che cos'è e quali sono gli aspetti fondamentali? E beh, la famosa macchina autoguidata, io mi ricordo quando ero un ragazzino c'era Knight Rider, supercar, no? La macchina che parlava con l'autista, ed erano gli anni 80, sono passati in realtà non tanti anni, oggi quella macchina effettivamente la vediamo circolare per le nostre strade, magari non parla, ma è dotata di sistemi in grado certamente di autoguidarsi e di portarsi a destinazione. In realtà il fenomeno è molto più complesso, ci sono diversi livelli, no, di macchina autoguidata. Oggi vediamo in circolazione quelli che in realtà prevedono una guida ibrida ancora, per cui i sistemi informatici assistono ancora il guidatore, ma non hanno preso il controllo totale del veicolo. A breve, insomma, arriveremo anche alla macchina di livello 4 o 5, che sarà la vera macchina autoguidata. Sì, però già per esempio ci sono le macchine che ti salvano se stai avvicinando, se c'è le collisioni, o comunque siamo già avanzati, e c'è anche qualche altra macchina, dentro noi non è che facciamo pubblicità, tipo la Tesla, che ha questa possibilità, no? Sì, assolutamente, assolutamente. E cominciano a porsi infatti problemi legati alla responsabilità, perché c'è da chiedersi effettivamente di chi sia la responsabilità nel momento in cui è la macchina a prendere delle decisioni, e la dottrina ha cominciato a dibattere sul fatto che guidare una macchina autoguidata possa essere un'attività pericolosa, oppure che la macchina stessa sia di per sé uno strumento in grado di provocare dei danni. Ora come ora diciamo che la fattispecie a cui possiamo ricondurre il tutto è ancora quella del 2054, quindi la responsabilità da circolazione di autoveicoli ordinari, analogici, mi verrebbe da dire. Però piano piano ci stiamo spingendo verso una responsabilità che potrebbe essere sempre più oggettiva, e dall'altra parte potrebbe responsabilizzare sempre più anche il produttore, perché se pensiamo che la macchina è costituita da sistemi altamente informatici, che spesso è difficile anche indagare le ragioni che portano magari a una malinterpretazione delle informazioni che derivano dalla circolazione, è evidente che il produttore, insomma, potrebbe vivere una nuova responsabilità. Ma soltanto, tu parli soltanto del 2054, quindi? Sì, ora come ora direi che finché abbiamo ancora un soggetto al posto di guida in grado di intervenire nelle situazioni che lo richiedono, e quindi è un controllore della macchina, il 2054 risponde certamente di più al caso di specie. Poi ripeto, si tratta di una valutazione sulla base delle norme che abbiamo, non è detto che quando arriveremo alla macchina di livello 4 o 5 il sistema vada completamente rivisto e debba essere creata una norma ad hoc, anche se questo rischia di provocare quella che viene definita un'imperfettazione legislativa, per cui creerebbe più confusione che altro. Questo però no, a me sovviene, io il 2054 poi dice se non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma se il danno è ascrivibile ad un sistema che io non ho potuto controllare o che non potevo, diciamo in un certo senso, manomettere o mettere in condizione di funzionare bene. È qui che rientra il ruolo del produttore, perché sostanzialmente noi oggi possiamo considerare la macchina come un bene di consumo e quindi applicare il codice del consumo e tutta la disciplina
sui difetti, esattamente. C'è però un problema che nel momento in cui il soggetto non è più un il soggetto danneggiato non è più un consumatore, o quando si tratti magari di danni che non sono ascrivibili appunto ai vizi e difetti, ma prendiamo anche semplicemente i danni che si possono verificare da una violazione della protezione dei dati personali o dall'hackeraggio, che evolvono con il tempo, e in quel caso il produttore è l'unico responsabile, o meglio è l'unico soggetto che può effettivamente essere chiamato a rispondere del danno, ma non più in forza del 114 del codice del consumo, ma magari appunto grazie al 2050, proprio perché la macchina autoguidata risponde ai criteri della norma. E quindi dovrà anche cambiare il sistema legislativo in materia di assicurazioni o di polizze assicurative, nei quali dovrà essere indicato questo, perché a volte poi uno dimentica, dice rinnovo la polizza, magari ha comprato una nuova macchina col sistema di automazione e poi si trova a dover sopperire a un sinistro, no? Assolutamente, sarà una rivoluzione completa, che alla quale peraltro stiamo già assistendo con altri sistemi di intelligenza artificiale legati magari all'industria, però è un problema che per la macchina autoguidata sarà ancora più sentito, proprio perché è uno strumento di uso quotidiano. Poi ci saranno tutte le problematiche etiche da affrontare, che non devono essere sottovalutate, perché finché non saranno risolte anche quelle, sostanzialmente la macchina di livello 5, quindi quella che vede il guidatore non più come tale ma come passeggero, dovranno essere risolte. Quindi bisognerà decidere a chi dare la possibilità di sopravvivere, se al conducente, ai passeggeri, ai pedoni o piuttosto ad altri soggetti. Perché peraltro c'è qualcosa del genere, cioè fra le assicurazioni già serpeggia la volontà, la voglia di non assicurare questi veicoli self-driving, no? Oppure di capire che cose che devono coprire, perché poi potrei anche andare a finire su un muretto anziché su un altro veicolo, no? E quindi cambia proprio i profili della RCA o comunque del sinistro per il quale è necessario l'impatto con un altro veicolo, no? Assolutamente. E sarà un problema che porrà, ripeto, diversi quesiti di diversa natura in diverse parti del mondo, perché se magari a livello europeo siamo più proiettati a dare delle priorità, che possono essere appunto la protezione dei minori o di altre categorie magari più deboli, in altre parti del mondo magari tutta questa differenza non è così marcata, e questo potrebbe ovviamente comportare dei problemi anche a livello giuridico, senza dubbio. Forse mi viene di pensare che forse nella gradazione della colpa, forse quella del conducente sarà inferiore a quella del difetto di costruzione, probabilmente ci sarà una subordinata in questo senso, no? Senza dubbio, è una delle possibilità, certamente. Bene, grazie Alessandro e una buona giornata a te. Grazie a voi, grazie ancora. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E con questo giro sul mondo virtuale, sulle sue realtà, sui suoi futuri, sulle nuove incidenze anche sotto i profili della responsabilità civile, io vi saluto, buona udienza a tutti e sempre su Svegliati Avvocatura. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.